Il prossimo 6 marzo potrebbero avviarsi le operazioni di bonifica dell'area in cui è stato rinvenuto a inizio anno l'ordigno bellico a Sapri. Entro il 28 gennaio il comune della città della Spigolatrice infatti dovrà produrre il piano di evacuazione per il disinnesco e il successivo brillamento della bomba, un programma dettagliato che sarà posto al vaglio della Protezione Civile regionale e della Prefettura di Salerno prima di essere posto all'attenzione del tavolo tecnico che ne valuterà la definitiva approvazione e condivisione. Per quanto riguarda le operazioni di brillamento, le analisi compiute dal 21° Reggimento Gianni Guastatori dell'Esercito hanno escluso che possano svolgersi all'interno di una cava presente nel comune del Golfo. Per questo motivo è stata individuata una cava sita nel comune di Atena Lucana come località alternativa di possibile brillamento, sebbene l'amministrazione saprese fa sapere che le operazioni potrebbero svolgersi anche nel comune di Lago Negro. La decisione finale è rimessa agli artificieri che decideranno quale sia il luogo più adatto affinché le operazioni si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente.